È finalmente passata un'altra settimana. È finalmente finita un'altra settimana ed è finalmente iniziata una nuova settimana. Mi tolgo gli occhiali perché sennò mi danno fastidio. Ragazzi, prima di iniziare, io rimango fermo. Io rimango fermo perché sto aspettando i like che piovano dal cielo come una tempesta. Stai giù. Chi non lascia like, signori, significa che è un amico del demonio, di Satana. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale oggi. Siamo finalmente tornati con il Bed and Breakfast. Siamo finalmente tornati con il lunedì. Siamo finalmente tornati con notizie di gossip, notizie di tecnologia, notizie di YouTube, notizie personali. Siamo tornati con delle notizie. Però è veramente difficile se io non metto il latte. Dicevo, prima di iniziare il video, lasciatemi un bel like sotto. Cerchiamo di arrivare a 30.000 like, ragazzi. Ma soprattutto lasciatemi un commento con hashtag DMB per l'episodio di settimana prossima, che sarà un episodio specialissimo, perché lo farò dall'altra parte del mondo. Possiamo iniziare questa avventura del Bed and Breakfast parlando di quello che è successo stanotte. Stanotte, ragazzi, gli Oscar. Allora, incredibilmente non so perché io non ne ho vinto nessuno. Non capisco il motivo. Però ci sono stati gli Oscar, ci sono stati dei premiati, ci sono stati dei vincitori, ci sono stati dei vinti, ci sono state delle donne e degli uomini. Comincio con il dire che non li ho seguiti, ma per un motivo, perché ovviamente l'orario era un po' ambiguo, ma soprattutto perché io vorrei, ragazzi, spezziamo tutti insieme un biscotto a Deluxe. Deluxe è un genio. Perché vi parlo degli Oscar? Perché Deluxe, settimana scorsa, mi scrive e mi fa: "Oh, Dredo, se vediamo gli Oscar insieme domani notte." E io dico: "Sì, dai, famo tardi, vediamo cosa riusciamo a fare." Il giorno dopo siamo andati lì, dopo un'organizzazione, dopo comunque aver corso, noi eravamo prima ad una festa in maschera e siamo corsi da Deluxe in costume dall'altra parte di Milano per vedere gli Oscar. Deluxe a un certo punto cosa fa? Si accorge che c'è stato un... Nala, non mangiare la spina. Si accorge che c'è stato un errore logistico, un errore di tempismo, cara Nala, un errore fatale, perché gli Oscar erano non quella domenica, bensì la domenica successiva. E noi ce ne siamo fortunatamente accorti prima che iniziasse l'orario, se noi ci preparavamo lì con i popcorn, i patatini, i saladini, la Coca-Cola e tutto quanto da mangiare, e non c'erano gli Oscar. Bravo Deluxe, GG per D. Non so neanche chi li ha vinti gli Oscar, li scopriremo insieme adesso. Miglior film Green Book, non l'ho visto. Miglior canzone originale Shallow, Lady Gaga, sarà del film di Lady Gaga, non l'ho visto. Miglior sonoro Bohemian Rhapsody, non l'ho visto. Lo so, faccio schifo, raga. Miglior colonna sonora Black Panther, l'ho visto! Non so se solo io che si fomenta quando vede un film che vince un Oscar. Miglior attrice Olivia Colman, la favorita, non so neanche cosa sia. Miglior attore non protagonista Marshall Ali, Green Book, non l'ho visto. Miglior attrice non protagonista, sti cazzi. Miglior film d'animazione, Spider-Man, un nuovo universo, non l'ho visto. Miglior regista, Alfonso Cuarón, Roma, non l'ho visto. Miglior documentario, Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai, non l'ho visto. Miglior cortometraggio d'animazione, Bao, non l'ho visto. Miglior trucco, Vice, L'Uomo nell'Ombra, Greg Cannon, non l'ho visto. Il mio interesse negli Oscar era altissimo. Mi sono recuperato tutti i film. Alcuni so che devo recuperarli, tipo A Star Is Born, assolutamente Bohemian Rhapsody. Gli altri, boh, se qualcuno di voi ha visto un film che ha vinto l'Oscar, che deve essere devastantemente bello, me lo consigli, che a me piace molto vedere i film, ma con 3-4 anni di ritardo. Ma cambiando argomento, amici miei, cari compagni di viaggio, ora parliamo di una cosa veramente strana, veramente strana. Allora, avete presente, no? Quando ogni tanto, ma anche a me capita ovviamente, che si recensisce un gioco per una collaborazione che si ha con una software house, che può essere Activision, Electronic Arts, quello che vi pare. E ovviamente c'è una linea sottile fra collaborazione e ti sto pagando, quindi di parlare bene del mio gioco. Questo tipo di collaborazione è molto frequente quando escono nuovi titoli per console o PC, perché le software house puntano molto sul pubblico che hanno gli youtuber per creare del pubblico in più al loro videogioco. Ovviamente è una cosa giusta, una cosa giustissima che va fatta, perché è una pubblicità. Come voi accendete la TV e ci sta la pubblicità di Rocco Siffredi che si mangia le patatine, aprite YouTube, c'è la pubblicità di YouTuber X che fa la sponsorizzazione di gioco X. È logico e ha senso. Entriamo nello specifico. Uno YouTuber stava collaborando con una casa, con una software house, che in questo caso è Electronic Arts, per quanto riguarda Anthem, collaborazione che tra l'altro ho fatto anch'io. Questo youtuber, che si chiama GGG Man Lives, mai sentito in vita mia, ha denunciato di essere stato messo nella lista nera di EA, che gli ha ritirato anche la sponsorizzazione per la recensione di Anthem. Vabbè, questo youtuber ha denunciato su Twitter Electronic Arts perché lui aveva fatto una recensione di Anthem negativa. Electronic Arts gli ha detto: "Leccami il pene, il sottopalla, mi sta sudando, asciugamelo con la lingua per favore." Questa questione apre un percorso importante, perché allora il nostro caro amico ha aperto lo Stargate. Ha aperto lo Stargate perché qui è EA che sbaglia, perché blocca la creatività di una persona e la libera espressione, o è lui che ha sbagliato? Perché effettivamente, se io ti pago, io non sto pagando la tua opinione, io sto pagando la tua pubblicità, io non ti sto
chiedendo di recensire il gioco. Io ti sto chiedendo di sponsorizzare. A te può far schifo, può non piacerti, ma se io ti chiedo di sponsorizzare una cosa e tu dici di sì, poi ci sta che rimani deluso. Ma un conto è sponsorizzarla, un conto è recensirla. Se la recensisci puoi dire quello che vuoi, se la pubblicizzi non puoi dire quello che vuoi. Se la pubblicizzi, ripeto, è come se Rocco Siffredi in televisione si mangia le patatine chips e fa: mazza, fanno cacare il cazzo. Tu te le compreresti? No. Rocco Siffredi sarebbe uno stronzo? Un pochetto. Avrebbe sbagliato? Sì, un pochetto. Quindi quando uno youtuber fa una collaborazione non per recensire un gioco ma per sponsorizzarlo, è obbligato a dire che quell'oggetto è bello? Obbligato no, però il buon senso mi dice che devi far fare una bella figura al prodotto che tu stai sponsorizzando e non recensendo. Ma signori, siamo arrivati alla fine del percorso, perché io vi spezzo un biscotto, l'ultimo qui da Milano, perché dopodomani me do, ci vediamo, ciao. Me ne vado in America. Me ne vado in America ovviamente per vacanza, non altro. Me ne vado in America per 10 giorni. Vado a Baltimora and New York. Durante questi 10 giorni vedrete comunque dei video. Vedrete dei video che vi ho pre-registrato, alcuni pre-editati, altri li sto editando a Baltimora o li editerò a Baltimora. Quindi durante questi 10 giorni non ci saranno contenuti da Baltimora o New York sul mio canale. Ci saranno fra 2 settimane probabilmente. Se faccio qualcosa la metterò dopo, perché preferisco andare lì in viaggio con dei video già fatti piuttosto che avere l'ansia di dover registrare, editare e farmi una vacanza. Non mi va. Ho preferito sforzarmi un po' di più prima per registrarli e metterli da parte tutti, così per 10 giorni state coperti. Per quanto riguarda Twitch, cercherò sempre di streamare. Magari tutti i giorni non riesco, però un giorno ogni 2 sì. Comunque farò del mio meglio, perché non voglio smettere per 10 giorni di streamare, soprattutto adesso che sono all'inizio. Quindi farò probabilmente qualche live in giro, qualche live dentro l'hotel in cui vi parlo e basta, qualche live in cui vi faccio vedere le cose che ho comprato, che ho visto, i posti che ho visto. Quindi continuate comunque a seguirmi, non preoccupatevi. Seguitemi anche su Instagram, perché lì vedrete la maggior parte dei contenuti che farò negli States. Detto questo, vi dico che Baltimora non l'ho mai vista. New York l'ho già vista un paio d'anni fa. Andrò con mia sorella, come sono andata a New York e San Francisco. Piano piano stiamo vedendo tutti gli Stati Uniti d'America, figa. Quindi ci facciamo sto viaggetto 10 giorni. Prossima tappa che vorrei visitare in America, a me piacerebbe tantissimo visitare la zona del Grand Canyon, ragazzi. Se qualcuno di voi ci va, andiamo insieme. Vi prego, io vorrei troppo visitare tutta la zona del Grand Canyon, Las Vegas, la Death Valley, se non sbaglio è quella lì, a Miami, per vederla in realtà, solo per curiosità, perché non penso sia una bella città in realtà da vedere. Non è che vai lì e vedi, non è New York, è Miami. Poi che altro vorrei vedere? Tutto quello che volevo vedere in America più o meno l'ho visto. Mi sa che ci riusciamo a fare pure un giro a Washington DC quest'anno, non lo so, vabbè, vediamo. Comunque, oh, poi ragazzi, se non torno significa che ho avuto dei problemi o all'aeroporto o all'interno della città, quindi vabbè. Sotto i commenti scrivetemi se volete qualche contenuto particolare per quanto riguarda l'America, eh? Ma andiamo a vedere quello che mi avete chiesto durante l'ultimo episodio del Dread and Breakfast, che è quello del torneo di Rainbow Six. Tiagra mi dice: ma perché YouTube mi ha mandato il feed oggi? È un problema, perché è passata una settimana, potrebbe essere un problema. Ma ragazzi, questa settimana ho notato che c'è stato un problema, non solo mio, eh? Poi io immagino che lo sia, io dico sempre che il problema delle feed non esiste, però se c'è un momento della vita in cui tutti dicono che le feed non sono arrivate e anche altri youtuber hanno lo stesso problema mio, penso sia quello. Comunque, se YouTube ha dei problemi in questo periodo, quindi se non vi arrivano le notifiche, ragazzi, attivatele voi direttamente dal canale con la campanellina e dovrebbero arrivare. Ah, comunque ragazzi, scusatemi, mi avete fatto le sigle, mi sono arrivate e in questo episodio non le uso perché è tardissimo e non faccio il tempo a montarla con l'intro. Però grazie, me le avete mandate davvero. Mi avete davvero mandato delle sigle per il Dread and Breakfast, grazie mille. Dojan Berisa: ma poi il latte lo butti o lo finisci? Lo finisco, perché buttare del latte sarebbe veramente stupido. Poi Pastore si incazzano. Giovanni Badalin: Dread, perché non fai un podcast? Ci ho pensato, infatti mi sa che lo faccio su Spotify, devo solo trovare l'argomento, però mi diverte come idea parlare, quindi probabilmente lo farò. H, nome utente, dice: allora mettiamoci dentro al vocabolario della Treccani la parola sdrogo, che sinceramente è molto meglio di Ferragnez. Ha ragione, sdrogo deve essere nel vocabolario Treccani, come neologismo, come parola, come quello che vi pare. Treccani, sdrogo, ha segnato un'era, sdrogo, ha segnato una nazione, sdrogo, ha segnato una quantità di persone che tu, mister Treccani, neanche immagini. Sdrogo nel vocabolario, hashtag sdrogo nel vocabolario. Io non smetterò di lottare fin quando non ci sarà e non vedrò sdrogo nel vocabolario. Comunque ragazzi, ci sentiamo alla prossima, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciami un like, un commento, bella. I believe in